I pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali aspettano ancora risposte a tante domande, sia a livello diagnostico per anticipare i tempi di diagnosi, ma soprattutto terapeutico e anche sulla scoperta delle cause che sono alla base dell'insorgenza di queste patologie. Su questo sta lavorando anche la Fondazione Amici Italia Onlus. E oggi, durante un evento a Roma, una conferenza stampa focalizzata proprio alla ricerca per le malattie croniche dell'intestino, abbiamo chiesto gli obiettivi della fondazione al vicepresidente, il professor Francesco Pallone. Allora, professore, state lavorando tanto anche con la fondazione su questi temi. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti, da raggiungere anche nel più breve tempo possibile? Dunque, questa fondazione nasce dall'Associazione dei Pazienti ed è da questo punto di vista un po' un unicum, perché il fatto che un'associazione di pazienti, cioè una comunità di pazienti che ha bisogno di salute, si doti di una fondazione che abbia come scopo quello di fare della ricerca scientifica, è indicativo della volontà di questa comunità di guardare un po' al futuro, guardare alle prospettive, allo sviluppo di nuova conoscenza e di scienza che poi si trasferisca alla pratico e quindi alla soluzione pratica dei bisogni di salute. Però è interessante che sia ci sia questo percorso virtuoso fra nascita dei bisogni e tentativo di soluzione dei problemi correlati con quei bisogni. E al futuro guarda anche questa prima borsa di ricerca, perché abbiamo sentito appunto il tema molto importante che verrà affrontato. Questa borsa di ricerca è appunto il primo segnale che abbiamo voluto dare di un ponte, uno sguardo al futuro prossimo, perché questa borsa di studio premia un progetto di ricerca che ha proprio la caratteristica di coniugare prospettive scientifiche di grande avanguardia con la soluzione di un problema clinico pratico di salute di persone che sono tante che hanno un certo tipo di problemi. Vorrei anche sottolineare, se mi permette, il valore importante che questa fondazione ha nel panorama scientifico, perché questa fondazione potrà consentire e consentirà sicuramente di svolgere attività di ricerca che sia il più possibile indipendente, nel senso di indipendente dai bisogni e dagli interessi del mondo industriale, indipendente dagli interessi del mondo accademico e di tutti quelli che devono fare un po' più di carriera, hanno più necessità di ambizioni personali. La Fondazione Amici, proprio perché nasce dall'associazione, dalla comunità dei pazienti, dovrebbe essere immune da questi pericoli.